Nel luogo in cui il 3 ottobre del 2011, a causa del crollo di una palazzina a Barletta, persero la vita Maria, Antonella, Matilde, Giovanna e Tina, le cinque lavoratrici ricordate come le vittime della mala edilizia, non sorgerà alcun edificio. E quanto stabilito durante il Consiglio Comunale con un provvedimento approvato all'unanimità su proposta dei capogruppo di partito. Il tema era stato sollevato e portato all'attenzione della massima assise cittadina da Coalizione Civica. È stato un percorso importante, partecipato perché tutte le forze politiche con senso di responsabilità hanno deciso di seguire l'indirizzo che le forze di opposizione avevano proposto per questo Consiglio Comunale. Il crollo di Via Roma, con le sue conseguenze e i suoi precedenti, fungerà da monito alla cittadinanza tutta. Il Presidente del Consiglio ha rimarcato che il caso non può essere dimenticato e insabbiato sotto le stesse accuse che lo hanno determinato. Oggi il Comune ha assunto una responsabilità, ha deciso di decidere e speriamo che si possa intraprendere un percorso di condivisione che possa rendere giustizia alla memoria di chi è deceduto in questo crollo di Via Roma e allo stesso tempo tutelare e garantire la proprietà privata. Coalizione Civica ha chiesto di indire un concorso di idee aperto a giovani professionisti barlettani, utile a progettare uno spazio che segni una traccia indelebile e riqualifichi l'area del crollo. Chiameremo i giovani professionisti del territorio ad essere coinvolti in una progettazione che possa lasciare nel tempo il senso della memoria, il senso dell'importanza di questo che sarà un monumento a tutti gli effetti. Inoltre c'è l'indirizzo chiaro da parte del Consiglio Comunale al dirigente del settore urbanistica a cercare tutte le strade possibili affinché si possa arrivare ad un accordo di perequazione anche per le altre aree ricadenti nella stessa maglia urbana.